Buonasera a tutti, la mia favola preferita è stata da sempre quella di Biancaneve e con Olimpia abbiamo esplorato un po' tutte le versioni e adesso ve le facciamo ascoltare. Ciao a tutti, la nostra pilottina ci ha raccontato la storia di Biancaneve che tutti conoscete, quella scritta dai fratelli Grimm e portata in auge dalla Disney, che seppur inquietante per i bambini ha comunque un finale romantico. È dolce, ma la storia di Biancaneve è tutt'altra cosa. Vi proporrò infatti due versioni della storia che non conoscete e che vi lasceranno di stucco. La prima versione risale al 1812 e la matrigna non è la matrigna, ma bensì la mamma di Biancaneve, che gelosa della bellezza della figlia ordina al cacciatore di uccidere la bambina e di portargli polmoni e fegato da mangiare, con sale e pepe. Qualcosa di terribile, una madre che vuole uccidere la figlia soltanto per gelosia. Avviene tutto quasi come nella fiaba tradizionale, soltanto che la protagonista è una bambina di appena 7 anni, che finisce in una teca di vetro dopo la mela avvelenata datogli dalla madre. Il principe la trova e se ne innamora. Si innamora di quella bambina che però è come un cadavere freddo in una bara di vetro. E qui il tema della necrofilia, che è già stato citato molte volte in Biancaneve, ma qui è proprio molto forte, perché lui sviluppa un'ossessione per il cadavere della bambina. La seconda versione invece, Biancaneve, sì, vive con la matrigna e la matrigna vuole anche qui i polmoni e il fegato della giovane. Chiede al cacciatore di ucciderla, ma l'uomo non ha cuore di uccidere una ragazza così giovane e bella. E così porta alla matrigna le frattaglie di un cinghiale. Ma la matrigna riesce a trovare Biancaneve e avvelenarla con la famosa mela. Biancaneve non verrà di nuovo svegliata dal bacio del principe, ma questa volta verrà svegliata dai nani che per sbaglio strattoneranno la bara di vetro e le faranno cadere il pezzo di mela avvelenata che le si era conficcato in gola. Biancaneve e il principe si sposeranno e inviteranno al matrimonio la matrigna cattiva, che avrà come punizione indossare delle scarpe infuocate. Altri dettagli ancora più macabri su Biancaneve. Infatti, se voi sentite il suo nome all'inglese, Snow White, ricorda un principale tipo di droga e, secondo alcune voci, i nani sarebbero le emozioni e i modi di vedere il mondo di una persona che fa utilizzo di droghe. Questi gli inquietanti retroscena di Biancaneve, e ringrazio ancora la Pirottina per questa fantastica collaborazione. Se volete passare dal mio canale, sono Lady Podcast. Un abbraccio e mi raccomando, fate attenzione, il mondo può essere oscuro.